La nostra mente è sempre attiva ed è molto difficile tacitarla. La formazione dei pensieri avviene attraverso un processo generato dai nostri molteplici io, dalle più diverse emozioni che ci troviamo a vivere, e da un particolare processo intuitivo che giunge alla nostra coscienza, in relazione al suo grado evolutivo. Seppur generati nei modi più diversi, i pensieri vengono sempre portati alla nostra coscienza attraverso l'anima. È quindi dall'anima che provengono tutti gli stimoli che danno vita ai pensieri. Di fatto, se l'essere umano non avesse l'anima che gli dà la vita, non avrebbe pensieri. Certo, non è l'anima che pensa, ma è lei che dà l'impulso alla creazione dei nostri pensieri. Non bisogna dimenticare che ogni pensiero viene generato dall'energia della nostra anima ed è evidente, quindi, che senza di essa non saremmo niente, saremmo solamente un corpo insignificante, uno strumento vuoto e inutile senza l'energia, senza la forza e senza vita. Da quanto detto, è di fondamentale importanza comprendere che ogni essere umano, attraverso il pensiero, è in grado di creare. Da qui la necessità di operare un'attenta osservazione su noi stessi, e di fare molta attenzione ai pensieri che si affacciano nella nostra mente. I pensieri vanno e vengono in modo continuo, e generano o vanno a rafforzare delle forme pensiero che possono essere sia positive che negative. Il nostro modo di pensare è in relazione a ciò che realmente siamo come coscienza, ed in base, quindi, al nostro grado evolutivo. Ciò è bene saperlo, in modo che in futuro, attraverso l'auto-osservazione si possa imparare a pensare nel modo giusto, nonché a parlare in maniera appropriata, senza produrre del rumore assordante. Si parla di rumore prodotto, in quanto i pensieri incessanti producono rumori impercettibili, ma reali. Inoltre, i pensieri espressi per mezzo della parola, creano dei suoni percettibili oltre che da noi che li pronunciamo, anche da coloro che ci ascoltano parlare. Purtroppo i pensieri giusti e quelli saggi, vengono spesso sopraffatti da una miriade di pensieri inutili. Se ne abbiamo la capacità, possiamo fare una selezione, ma se non l'abbiamo, tutti i meravigliosi pensieri provenienti da un'intuizione profonda che potevano essere utili come insegnamento, o generati dalla nostra anima, sono spenti, senza energia. Ecco perché è importante essere testimoni di noi stessi, per osservare ed ascoltare i pensieri che affollano la nostra mente, e le parole che produciamo quando parliamo. Se riusciamo a porre in essere questo nostro vigile atteggiamento, saremo in grado di comprendere quante cose inutili pensiamo, e diciamo in maniera ripetitiva durante il giorno. Tutto è energia, e i pensieri e le parole, generano delle vibrazioni. Se le parole o i pensieri generano emozioni che suscitano paura, allora noi genereremo vibrazioni basse e negative. Se, invece, le parole o i pensieri generano in noi emozioni elevate di luce e di amore, allora genereremo elevate e potenti vibrazioni di energia che ci faranno crescere, e che ci permetteranno non solo di elevare la nostra coscienza singola, ma anche quella collettiva. Solamente pochi sono a conoscenza del proprio potere psichico. Del fatto che ognuno di noi, attraverso il pensiero, è un creatore. Il pensiero non ha limiti, e molti non lo hanno ancora compreso realmente. Nulla e nessuno può fermare un pensiero. Un pensiero può essere percepito dall'altra parte del mondo, e per analogia, si può unire con altri pensieri simili, generati in ogni parte del mondo stesso. Certo, se le basse vibrazioni di energia prodotte dalle emozioni inferiori di un solo individuo, possono essere considerate trascurabili, non lo sono. Invece, se lo stesso genere di basse vibrazioni vengono prodotte da un elevato numero di altri individui. L'associazione di tutti i pensieri inferiori, le emanazioni di sofferenza, di violenza, di tristezza e di tutto ciò che in genere è negativo, crea e vivifica una potentissima ed invisibile forma pensiero, o entità, chiamata egregora. Tale entità, poi, per mezzo della sua coscienza planetaria, è in grado di influire molto profondamente ed in modo nefasto sulla coscienza collettiva dell'umanità, e sulla stessa materia del nostro pianeta. In questo frangente temporale, è importante che ognuno di noi lavori su tutti i suoi pensieri limitanti,
su tutti i suoi pensieri di negazione, su tutti i suoi pensieri distruttivi di violenza e di paura. Purtroppo, in questo particolare momento di risveglio, certe nere entità fanno del tutto per ostacolarlo, generando in ogni terribile modo una potente energia negativa di paura negli esseri umani. Dobbiamo prendere atto, quindi, di queste indotte dinamiche negative, ed allontanarci da queste paure generate da quelle entità che tirano i fili e dirigono il nostro mondo. Dal momento che il pensiero è il nostro potere principale, solo quando saremo in grado di comprendere la sua vera natura, e fare un uso corretto e consapevole della sua potente energia creativa, potremo liberarci dai limiti imposti dalla materia, e progredire nel nostro processo evolutivo. Tutto ciò al fine di diventare consapevoli creatori delle nostre azioni, utili ad ottenere benessere per tutti, e contribuire così alla costruzione di un nuovo mondo su questo nostro amato pianeta.